Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, come vi ho anticipato, ho ancora un sacco di cosine, un sacco di novità che mi sono arrivate da spacchettare con voi. Quindi oggi un mega unboxing che sarebbe tipo la parte 2 dell'altro che abbiamo fatto un paio di settimane fa, perché appunto un sacco di cosine le avevo lasciate in Italia e me le sono fatta spedire direttamente ad Amsterdam perché non ci stavano proprio nella valigia. Quindi oggi finalmente spacchettiamo tutto assieme, anche perché non ho aperto, non ho curiosato nulla, ho aspettato curiosissima di filmare questo video per poter scoprire tutto quanto. Primo pacchettino mi arriva da Isdin, mi hanno spedito questo biglietto molto carino e poi nel pacchetto c'è sia questo, è tipo un beauty, una borsa da mare, da spiaggia, con il nome del brand, davvero molto molto carina per tenere i solari in spiaggia, anche perché forse stiamo organizzando un viaggio nei prossimi mesi, ma con il trasloco e tutto quanto saranno dei mesi molto 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 impegnativi e impegnati, quindi dobbiamo un attimino vedere, ma potrebbe essere che anche nei mesi autunnali avrò bisogno di solari. Isdin, sono sicura che tutti lo conoscerete, è famosissimo, ragazzi, fa dei solari che sono, per quanto mi riguarda, tra i migliori in assoluto. In particolare quella che mi piace è proprio la Fusion Water, la fanno sia bianca, questa è quella classica bianca, se riesco a toglierla dal pacchetto ve la faccio vedere, eccola qui, questa è SPF 50 ed è appunto formulata per il viso ed il décolleté. E per quanto mi riguarda, per mia esperienza, è più di un anno che utilizzo questi solari e sono eccezionali. La cosa che preferisco è che non bruciano gli occhi, quindi è importante, per quanto mi riguarda, andare a coprire bene con l'SPF anche la zona del contorno occhi, perché dove vengono tutte le prime rughette, quindi voglio sempre proteggere anche questa zona, ovviamente, anche perché è importante proteggere la pelle non solo per le rughette. E questa è una delle poche creme solari che riesco ad applicare nella zona degli occhi, perché molte creme, non tutte, ma molte creme solari, anche la versione per il viso, inspiegabilmente, se ti finisce negli occhi brucia, che è veramente una cosa incredibile. Con questa invece so che vado sempre sul sicuro, e oltre al fatto che non brucia assolutamente gli occhi, è anche super delicata e va benissimo anche per le pelli sensibili come la mia, quindi non mi fa brufoli, non mi fa imperfezioni di nessun tipo, anche se la utilizzo ogni giorno appunto con costanza, e va benissimo anche per essere utilizzata sotto al trucco. Provata, testata, e posso assicurare che anche come primer è ottima. Mi piace sia la versione appunto quella classica che quella bianca non colorata, ma c'è anche la versione colorata di questa crema con le stesse identiche caratteristiche, però appunto vi dà un po' un effetto BB cream, diciamo, un po' un effetto crema colorata, e la fanno in tre colorazioni diverse, la mia è la più chiara. Ho usato tantissimo, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, di questi solari, e sono molto molto felice che Isdin mi abbia mandato questo nuovo prodotto. Poi nuovo pacchetto da Charlotte Tilbury, non ho la minima idea di che cosa si nasconda qui dentro, è l'Immediate Skin Reveal Secrets, ok, non ho capito, andiamo ad aprire, vediamo, bella la scatolina, davvero molto molto carina, con il logo che poi troviamo sempre su tutti i prodotti. Wow, ci sono diversi prodottini Charlotte Tilbury, andiamo a scoprirli assieme. Adoro, adoro questo brand. Primo prodotto mi è arrivata la Charlotte's Magic Cream. Si sta parlando un po' ovunque di questa crema idratante, quindi sono molto curiosa di andare a provarla. Il packaging, devo dire, molto molto bellino, in vetro, cosa un po' inaspettata, devo dire, perché quasi sempre i pack, anche di prodotti molto costosi, sono in plastica. Questo invece appunto è in vetro, e qui abbiamo la nostra crema idratante che vi farò sapere com'è. Poi c'è il Glow Toner che contiene niacinamide, vi parlo spesso di questo ingrediente
quindi anche questo deve essere un prodotto valido. Non utilizzo tantissimi toner in realtà, ma questo ha un po' di, diciamo, extra rispetto ai tonici normali, quindi molto interessante. Bellissimo tra l'altro il packaging di questi prodotti, super sbrilluccicoso. Poi mi è arrivato il Magic Serum Crystal Elixir. C'è scritto che il 93% di persone che hanno provato questo siero sono d'accordo sul fatto che la loro pelle risulti sempre più giovane, quindi ok, wow. Questo è il siero, davvero molto molto interessanti questi prodotti. E ultimo per Charlotte Tilbury è il Collagen Infusion Super Facial Oil, quindi un olio per il viso che contiene collagene, quindi uno dei migliori amici della pelle per mantenerla giovane è proprio il collagene, quindi anche questo prodotto devo dire mi intriga molto. Poi mi è arrivato un pacchettino da Arval, che è il brand di Giorgia Palmas, e ci sono questi tre prodotti make up. Primo prodotto è questa palette di ombretti, la Colorful Shadow, e sono, devo dire, tutti molto portabili, molto naturali. Sono tre opachi, no, due opachi, due matte e tre shimmer. Poi questo mascara multidimensione, vediamo lo scovolino che sono sempre curiosa di vedere com'è. Mi ricorda un po' lo scovolino del Better Than Sex di Too Faced, setole corte, tantissime setoline, quindi penso che dia anche molto molto volume. Poi c'è questo illuminante che si chiama Stardust Glow, è un all over illuminant, quindi penso si possa utilizzare sia su viso che su corpo. Devo dire non è niente male, guardate che luce che fa. Poi mi è arrivato anche un pacchettino da Lush, io adoro, adoro Lush, quindi ogni volta che mi arriva un pacchettino da Lush sono strafelice. Per te un kit da viaggio capelli e corpo per profumare la tua estate, anche con questo bigliettino buone vacanze. In realtà appunto mi è arrivato ad inizio estate questo pacchettino, ma sono riuscita a portarlo in Olanda soltanto adesso. Ci sono 4 prodotti, tra l'altro il Dirty è uno dei doccia schiuma preferiti di Michael, del mio fidanzato, che l'aveva finito e adesso ne ho uno nuovo per lui. È un gel doccia ed ha un profumo, mi è finito sul naso, ha un profumo super super fresco, sa di menta, quindi deve essere molto molto rinfrescante, e lo descrivono come invitante, come un manto di neve immacolata, quindi effettivamente sa proprio di neve, di fresco, di giornata invernale. Poi abbiamo, allora, ci sono in realtà sia prodotti per il corpo appunto che per i capelli. C'è un altro gel doccia che si chiama Love, che non conosco, super curiosa, vediamo. Oh wow, ok, non mi aspettavo questa profumazione, molto speziata. Secondo me è decisamente una profumazione autunnale. Se lo conoscete ditemi se la pensate anche voi così. Secondo me è decisamente autunnale, perché queste spezie, non lo so, mi sanno proprio di autunno. E si sentono anche le note di rosa, davvero molto molto buono. Questo è sensuale, capisco perché l'hanno chiamato Love, perché è molto molto sexy. E poi questi invece sono due shampoo, c'è il Candy Rain ed il Wasabi Shankui. Devo assolutamente annusare subito questo al wasabi, ragazzi. Non che io sia un amante del wasabi, in realtà non lo mangio mai quando mangio il sushi, quindi voglio vedere, ma mi incuriosisce troppo. Ok, decisamente il wasabi... Oh no, sì, si sente. Il primo momento no, ma decisamente sa di wasabi. Però non è troppo forte, non è pungente, ha comunque un buon profumo di pulito, però decisamente ha questa, diciamo, una retronota, non posso dire retrogusto, una retronota di wasabi. Cioè, è come? Questo dovrebbe stimolare anche la ricrescita dei capelli, risveglia i follicoli, rinforza i capelli con mix stimolante di wasabi, rafano e caffeina. Molto interessante anche questo. E l'ultimo è il... No, questo invece è un balsamo, non è uno shampoo, questo è un balsamo ed è il Candy Rain. Ok ragazzi, questo sa di dolcetto, sa quasi di tipo le caramelle mou. Tipo un Alpenlibe, anche qualche nota fresca, ma decisamente, decisamente è uno di quei profumi, è una di quelle profumazioni quasi golose.
quindi adoro. Poi ragazzi, mi è arrivato questo pacchetto da un nuovo brand che si chiama Dute. Questo è un nuovo brand per me particolarmente speciale perché è il brand di una mia amica che sta qui ad Amsterdam e che so che ci ha messo anima e corpo in questo brand e le sta andando anche molto molto bene. Mi ha spedito i suoi primi prodottini con il bigliettino, mi ha spedito un bigliettino bellissimo, ve lo leggo perché veramente mi ha fatto commuovere. Alla mia amica Nicole, che è per me un esempio per come vive la sua vita, per la sua indipendenza e che ringrazio perché mi incoraggia a perseguire i miei obiettivi. Un abbraccio grande. Quindi grazie, grazie, grazie Sophie per avermi spedito i tuoi prodottini che sono super super curiosa di provare, ve li faccio vedere, li trovate ovviamente, trovate il brand su Instagram e su tutti i social. Primo prodotto è il Refresh Face Cleanser, quindi un detergente delicato per il viso. Tutti i prodotti di Dute tra l'altro sono vegan e cruelty free e stavo leggendo non contiene alcol, non contiene siliconi, non contiene parabeni, non contiene microplastiche, non contiene mineral oil eccetera eccetera, quindi sono anche molto molto clean per quanto riguarda gli ingredienti. Poi abbiamo il Reclaim Face Serum, anche questo contiene caffeina, quindi ottimo ingrediente nella skincare. Poi c'è la crema occhi Away. Ultimo prodottino di questo brand è la crema viso Restore. E poi ultimo brand per oggi, ultimo pacchettino per oggi, mi è arrivato questo pacchettino da Mefui, spero si pronunci così. Se non conoscete questo brand ancora, penso di sì, ma nel caso non lo conosciate, questo è il brand di costumi e swimwear di Belen e Cecilia Rodriguez. E mi hanno spedito, è un telomare in microfibra leggerissimo, con questa fantasia a fiori, non riesco a farlo vedere benissimo perché è gigante. Poi c'è quest'altra bustina più piccolina impermeabile per i costumi e mi hanno spedito un costume che è meraviglioso, cioè sia le colorazioni sono bellissime, è una L, ho paura che sia un pochino piccolo per me anche se ovviamente è super stretchy, molto molto carino questo costume, mi piace un sacco. Questo è quanto per il video di oggi mia family, spero vi sia piaciuto, come sempre fatemi sapere se alcuni di questi prodotti che vi ho fatto vedere già li avete provati e come vi siete trovati. Io vi mando un bacio enorme, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte fortissimo e come sempre vi aspetto al prossimo video. Ciao.